Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Skellboy Refractured, uno dei primi giochi usciti nel 2021 per quanto riguarda degli indie veramente interessanti. Questo costa 16 euro e qualcosina, insomma, scontato nei primi tempi sui 15 euro, ed è un gioco in 2.5D, significa che non è un 3D ma non è neanche un 2D, è una via di mezzo. Gioco veramente molto particolare nella grafica, l'ho visto giocare molto su Twitch e l'ho voluto portare anch'io. Si preme D per cominciare, si inizia una nuova partita, 3 slot da scegliere, ne selezioniamo una, ed è un gioco giocabile in cooperativa sullo stesso PC, supporta anche il remote play, quindi giocabile anche da eventualmente un telefono, insomma, un qualcosa che si interfacci col nostro PC, col nostro wifi, col nostro Steam. Il gioco non è purtroppo in italiano. Ehi, ciao, ti ho sentito arrivare, che onore averti qui, grazie per la tua visita. Benvenuto al Regno Kobold, il mio nome è Chester e sono il Butler, il Grand Dice, il Gran Lanciatore di Dadi. Sua maestà mi ha dato un messaggio di grande importanza da portare avanti, guarda qui. Adesso prendo il foglietto. Caro Under Dice, non so cosa voglio dire. Dice potrebbe essere dado o sottoposto. Ma è Sir Squaruman. Allora, lo stregone reale, Sir Squaruman, ha deciso di evocare orde di mostri e non morti. Apparentemente non abbiamo altra scelta, insomma, la principessa Zolletta, insomma, balle varie. Andiamo avanti, proviamo intanto la storia, poi la lascio per chi poi vorrà approfondire il gioco. Ok, è già arrivata l'ora degli slime. Allora, andiamo a vedere anche un pochino i tasti di questo gioco, perché ho voluto questo provarlo dopo averlo visto comunque giocato. Non è neanche semplicissimo dire la verità come gioco. Voglio vedere un attimino come funziona. Musica veramente bellissima. Sì, vabbè, adesso ci stiamo sparando tutti i titoli di coda, che in realtà sono titoli di testa. Skellboy. Ok, questa è la grafica di gioco, dove noi saltiamo fuori. Ci si muove con le frecce direzionali. Dobbiamo prendere i pezzi mancanti qua. Col tasto A prendiamo. Bone fit, i piedi. Abbiamo trovato, ok. E col tasto D saltiamo, infatti prima non avevamo i piedi. Possiamo saltare, prendere la spada. E col tasto A prendiamo. Ok. Possiamo andare avanti? Sì, perché abbiamo i primi nemici da affrontare. Allora, vedete, il tasto D salto, il tasto S si colpisce, il tasto A invece è il tasto azione. Quindi andiamo. È veramente figo, perché appunto è fatto, non è la prima volta che vediamo una cosa simile. Sono proprio queste carte che camminano in grado di muoversi in un ambiente comunque simile 3D. Ok, che dobbiamo fare adesso? Abbiamo rotto un po' di cose, è caduta la cassa. No, non si salta lì, non si salta là. Andiamo a vedere di qua se c'è qualcosa. Sì, si può salire di qui. Puoi abilitare il secondo giocatore col tasto ESC. Puoi controllare il tuo equipaggiamento con il tasto ESC. Infatti stiamo guardando che abbiamo la spada, con cui possiamo shiftare tra un'arma e l'altra, ma al momento non ne abbiamo. Spero che questa telecamera dinamica, che non possiamo regolare noi, ma che si adegua a quello che stiamo facendo. Bellissimo i pulcini che volano via. Che succede? Tutti correte dentro
vi proteggeremo in nome di... spero lo traducano, perché comunque almeno lo rende un po' più godevole, perché va letto tutto molto velocemente e anche dei termini un po' particolari. Vabbè, ci hanno praticamente chiuso fuori, ma noi siamo visti come dei nemici, perché siamo usciti dal terreno, insomma siamo risorti dalla tomba. Ho visto una boss fight in questo gioco che era veramente tosta, quindi speriamo di trovare un'arma un po' più in sagoma, poi andando avanti, perché... Tanto cosa prendiamo qua? Ah, ecco, prendi. Per favore non distruggere. Ah, ok. Dice di non distruggere, ma io l'ho distrutto, quindi... Ma possiamo prenderlo? Sì? Ah, sì, sono le vite, praticamente. Adesso vediamo se è vero. Ok, infatti abbiamo perso una vita. Un cuoricino un po' alla Zelda, e infatti andiamo a riprendercelo adesso, infatti. Musica eccezionale, veramente... Oh, scusi. Poi deve essere veramente spassoso, un po' diverso dal solito, il poterlo giocare con altri amici. Ok, ho preso... Ah, ho cambiato faccia! Use your head with F. E qua praticamente possiamo andare a riprendere l'altra faccia. No, ma mi piace. Chissà se ci attaccano. Cioè praticamente abbiamo cambiato faccia. E lì c'è una ghigliottina con qualcuno sopra. Chi sei tu? Oh, ah, posso liberarlo o ucciderlo? Lo libero. Grazie. Al cubo nel cielo per il mio salvataggio. Ma perché tu? Ah, chi se ne frega. Mia mamma aveva ragione. Non ho abbastanza limiti per questo affare dei soldati, in pratica. Va bene, ok, lui ha capito in sintesi che non fa per lui la vita da soldato. Andiamo a prenderci la spada. Abbiamo l'Iron Blade e non più quella di... Ma se usassi la testa? Ah, ma... cioè, scusa un secondo, ma... Allora, io posso fare le facce, ma quello lì perché è mascherato da me? Vabbè, spassosissimo. Ma me la tengo questa maschera perché non mi dispiace. Ho perso una vita. E questo? Vabbè, adesso ragazzi, non esagerate, siete un po' troppi, ma mi serve una vita, eccola qui. Capita a fagiolo. Due vite. Ma fammi capire una cosa, ma io adesso posso prendere anche questo? Cioè sono completamente... Ah, ma guardate! Praticamente io diventando verde, cioè con lo slime, perdo vita. Cioè praticamente indossando anche i pantaloni avevo due di vita, completamente. Cioè mettendo solo la testa avevo tre e mettendo anche i pantaloni avevo due. No, allora non mi conviene stare qua così. Allora, fatemi vedere che cos'è questa roba. Prendi. Questo diventa 5. Cioè ci siamo messi una balla di fieno addosso. E abbiamo 5 di vita adesso. Checkpoint. Ok, abbiamo finalmente salvato la partita. Bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti dove? Dalle scale lì. Eccolo lì, la vita che aspettiamo. Ok, andiamo avanti. Tira la leva. Apri la porta. Abbassa il ponte elevatoio. Ma devo dire, allora, non è assolutamente male, perché è simpatico. Valutare il costo non lo so, nel senso che non mi sembra tanto 15 euro calcolando la cura che c'è dietro, calcolando lo stile grafico. E poi sulla durata io non so dire ancora nulla, ma non... Ovvio, non credo sia un gioco da 100 ore, ecco. Come tutti i giochi di questo tipo. Ok, dobbiamo uscire dal labirinto. Aia, sopravvivendo a queste piante. Posso prenderla? No. Dobbiamo valutare bene qual è la configurazione ideale.
Vedete che poi lì a sinistra abbiamo, oltre alla vita, sotto la vita, c'è anche una serie di altre caratteristiche che possiamo andare a potenziare, equipaggiare, presumibilmente. Andiamo avanti. Questo cos'è? Devo capire bene se quello che io sto equipaggiando mi sta facendo bene o no, perché mi pare sia cambiato un po' anche il movimento, però è ancora un po' presto per capirlo. Sembra una gonna, ma aia. Allora, questo dovrebbe 5 di vita, non mi ha fatto fare granché. Vabbè, andiamo avanti. E questo? Cos'è, una matita? Ah, posso switchare. Vediamo un po' che arma. Questa è una sorta di lancia con la Q e ok, Q e V, posso cambiare arma. Beh, questa sembra essere interessante. Ah, posso anche lanciare, vedete, la mia lancia. Ma se io cambiassi idea? No. Ok, dai. Andiamo. Vediamo che danno fa questa lancia, che in realtà è una matita, ma sembrerebbe una matita. Questa è l'arena. No, non si può andare nell'arena, ma bisogna andare di qua. Nella palude. Fastidiose tutte queste foglie, perché sembra che mi stiano facendo male, in realtà no. Allora, qua abbiamo una deviazione, ma direi che forse abbiamo già superato le paludi. Qua c'è del grano. C'è qualcosa lì. Che cos'è? Soldier Boots. Ok, stivali del soldato. Andiamo avanti. Ah, lì c'è un passaggio. Si può? No. Non si può. Possiamo abbattere tutte queste cose di grano. Oh, salve! Non spaventarmi. Vabbè, posso colpirti? No, gli si può solo parlare a lui. Vabbè, andiamo avanti, cerchiamo di capire dove andare, dobbiamo scendere. Bella quella vista però che c'era dall'alto con tutta la palude. Salve, scusate, ma mi sembra che muoiano molto più in modo difficoltoso con la lancia. Mi trovo meglio con la spada al momento. Fungo? Cosa fa il fungo? Il fungo mi avvelena, giustamente. Quindi dobbiamo trovare della vita o un checkpoint, perché a breve rischiamo proprio di morire. Non devo colpire i funghi! Eccolo lì, che sono quasi morto. Vabbè, andiamo di qua. Posso prendere e distruggere sta roba? Oh, vita! Finalmente. Ok, questo è quello che vedevamo dall'alto. Qua mi sa tanto di boss fight. È andata via anche la musica. Allora, ho capito che devo prendere la lancia e lanciarla. No. Mi scusi? Ho perso la lancia. No, eccola qua. Ok. Allora. Vediamo che pattern d'attacco ha. Lancia queste cose che fanno crescere dei funghi. Devo colpirlo davanti? No. Mancato. Eccola là, vado a riprenderla.
Ah, me la riprende da solo dopo un po'? Sì. Sì. Ma scusate, io adesso, se io andassi qui e prendessi questo. Oh, che cacchio, sono caduto. No, l'ha distrutto. Ma si può salire da qui. Ok, allora l'arcano è svelato. Però sta distruggendo tutto, quindi... No, anche perché non gli sto facendo niente. Però vedete che è pieno di queste cose. È pieno di queste cose. Vedete, lui si alza anche. Ok, l'ho colpito. Devo colpirlo agli occhi. Ok. Capito. Aia! Se io mi arrampico su di te, scusa, No, anche perché non mi fa paura. Non mi fa... paura non mi fa. Ok, gli sto eliminando gli occhi. Però avrei bisogno anche di un... di un po' di vita. Dai. Uno. Qua si alza e non riesco a salirgli in groppa. Però dovrebbe riabbassarsi adesso. Ok. Mi ributta giù. Si rialza di nuovo. Mi colpisce con la lingua, ma non... Io sono... Ok, l'ho colpito ancora. Voglio colpirlo di nuovo. Ok, ancora un occhio. Ok. Cioè, non è da me battere i boss, Voi lo sapete. Comunque ho vinto i capelli della principessa, che non mi cambiano la vita. Mi rendono solo molto più bello. Ma non si può andare di là? No, evidentemente no. Vabbè, non si può andare di là. Vabbè, dove andiamo? Sì, in pratica quello che ho capito è che i tipi di armi sono, vedete, arma da taglio, arma contundente col bastone, arma tipo ascia, arma lancia e poi l'altra non so cosa sia. Comunque non si può andare di là. Perché non si può andare di là? No, vedete, non riesco a capire. Devo andare via di qua. Ho sconfitto il boss. Ah, sì. Per il cubo nel cielo. Che cosa stai facendo qui, principessa? Ah, ci hanno scambiato la principessa. Devi tornare in una stanza sicura nel teatro. Cammina attraverso la palude alla foresta. E prima che tu entri nel labirinto dovresti... andare in una porta che conduce là. Ok, grazie. Sì, e quindi vado di là. E questo cos'è? Salve. Sì, è un memoriale di qualcuno che è intatto. È un checkpoint. Nonostante tutto, è un checkpoint. Avrei bisogno di vita io, però. Voglio tornare alla mia spada e colpire. No. Vabbè. Eccolo lì. Qui le fogne proprio vengono fuori da, probabilmente dal castello. Salve. Salve. Ah, principessa, non dovresti essere nella stanza del teatro? Sì, va bene, sì, certo. Adesso vado nella stanza del teatro, non si preoccupi. Prima di entrare nel labirinto devo andare in una porta. Oh, chissà dove sarà qua. No, perché qua ci sono già stato. Mi sono perso, di la verità. Mi sa. Qui? No? No, di qua non si può andare. E niente, ci siamo già stati. Vediamo. Ok. Che poi tra l'altro non... Di qua vedete multiplayer, option, achievement e l'uscita del gioco. Ok. Molto semplice, deve essere anche molto divertente giocato con amici. Quindi si presta. Molto bene. Il titolo poi è graficamente unico. Allora, vediamo se riesco a trovare sto maledetto. Ah, qui c'è una porta.
No, ma non si va da lì. Però qua, se siamo fortunati, prendiamo un po' di vita. E infatti, presa 2 rispetto a 1, che è meglio. Però non si riesce a salire. Mount Axe. Saliamo di qua. Anche se in realtà non sono sicuro che dove dobbiamo andare, ma... Ah, eccola qua. Un'altra arma. Ma non me la prende. Cosa dice? Questa c'è... qui riposa l'arma del Grand Dice Axe Calibur. È un'arma leggendaria. Cioè, praticamente non è Excalibur, è Axe Calibur. Cioè, è un'ascia. Insomma, vabbè, bel gioco di parole. Qui? Che succede? Niente, non succede niente, abbiamo solo perso uno di vita. Niente, l'Excalibur non riusciamo a prenderla. Chissà perché. Siamo sempre alla ricerca di questo maledetto labirinto, dove dobbiamo girare e prendere una porta. Proviamo a tornare indietro. Ormai abbiamo affrontato un boss. Qua è pieno di mostri che ci fanno la pelle, probabilmente. Ci uccideranno tutti. E infatti si muore. Vediamo anche cosa succede quando si muore. Ripartiremo dal checkpoint di prima. Eh sì, da qui, da qui, da qui, e mi domando se... No, mi domando, non... abbiamo già battuto il boss da qui, quindi bisogna semplicemente continuare e andare a finire, uscire dalla palude e andare a prendere... Ma di qua? No, qua siamo arrivati, abbiamo fatto il giro, quindi... Bisogna tornare su e continuare. Come detto, il gioco non è in italiano, non mi sembra nemmeno male come, come prezzo, devo dire. Particolare, non è un roguelike, nel senso che poi si muore e si continua dall'ultimo save, quindi siamo anche ripartiti con la vita piena, quindi non vedrei di che lamentarmi. Allora, di là no. Di qua abbiamo detto no, perché di là non c'è nulla. Qua è pieno di nemici, vediamo se riusciamo a saltarli. Mi ricorda un po' anche Rampage Knights, ad esempio, dove si giocava in due ed era molto tosta come sfida. Adesso io qua... No, ma qua ci siamo già stati, non si passa neanche per le balle da qua. Quindi no, non è di qua che dobbiamo andare, anche se qui ci sono degli alberi. No, ma non si va di qua, non si va. Niente da fare. C'è uno di vita. Niente, torniamo indietro, dai, adesso. Salve, signori. Buongiorno. Non capire cosa vuole questo, ma... Non c'è tempo di odorare i fiori, abbiamo bisogno di andare alla farm, alla fattoria. Ci sono radici, sembrano indistruttibili. Forse il Grand Dice può aiutarci. Fuori dalla safe room. Ok, ok. Stiamo andando verso la safe room. Abbiamo trovato il percorso giusto. Perfetto. Ok, questa è l'arena. Eravamo lì prima, ma qua, di qua non si può andare. Ma l'arena non è, diciamo, quindi... Dobbiamo proprio entrare da qualche altra parte. Siamo arrivati da lì prima. Salve, salve, salve. Sei vicino. Vai attraverso questo gate e vai avanti al teatro. E sarai salvo di nuovo. Ah, ok. Vado dritto come mi dice di andare. Eccola lì, la safe. Ok, siamo al teatro. E poi si va alla safe room, che è questa. Mi fingo la principessa dentro. Perfetto. Adesso ci sarà una parte all'interno del castello, a quanto mi ricordo, infatti, che poi condurrà ad un boss. Principessa Zolletta, benvenuta. Fa morire. Avere il tempo anche di capire cosa dicono, perché vanno veloci comunque i testi quelli. Comunque in un video non posso perdermi via. Però sì, tutto questo poi porterà a una boss fight che ho visto su Twitch, che non è neanche facile,
perché gioco mixa questo stile un po' medievale, fantasia, uno moderno. Infatti si sfiderà questo boss con una cucina piena di frigoriferi in grado di emanare del ghiaccio. Ma lui farà esplodere tipo i fornelli, li farà esplodere disseminando, diciamo, fuoco per tutta la cucina. Quindi sarà veramente interessante vedere come funziona quella boss fight lì. Ma non è, vedete, i fornelli, le piastre e le stufe. E niente, comunque, vabbè, questo ragazzi era Scalebuoy Refractor, molto particolare come titolo. Onestamente, ammetto la mia ignoranza, non so se questo sia un remake di qualche altro titolo o sia un titolo completamente originale. Questo onestamente non ve lo so dire. Quello che vedo è che ci si può muovere tra le varie aree, quindi è abbastanza, tra virgolette, prendetelo con le pinze, open world. Ma sicuramente è un gioco ben fatto, ha un suo carattere, insomma, una sua personalità, dal mio punto di vista. E non costa 5 euro, 10, costa 16, quindi dovete valutare bene se il gioco può fare per voi. Però può andare bene se avete qualche amico con cui giocare o volete qualcosa di divertente, o avete dei bambini con cui comunque giocare con una grafica divertente, con un sano umorismo. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Skullboy. E noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!